Appunto, questa è la seconda partita. Seconda partita. Questa è una posizione tipica da Neidorf. Il nero ha messo più o meno tutti i pezzi delle case ragionevoli. La cosa importante da notare è la struttura al centro. Cioè, strutturalmente, il bianco sta molto meglio perché non ha debolezze evidenti, ha tutti i pedoni a posto. E invece il nero ha questa debolezza molto grave del pedone D6. E la casa D5 è altrettanto debole. Quindi, classico gioco da Neidorf: il nero ha tutti i pezzi attivi, ha questi salti di cavallo forti. Il pedone in E4 può essere aggredito a volte. Torre C8 è una mossa normale. Il nero ha a disposizione tutte queste mosse molto attive. Di contro si accolla appunto questa debolezza di lunghissimo periodo. È praticamente irrealizzabile la spinta in D5. Il bianco dovrebbe tenerla sotto controllo. E il nero qua. Che stupido, Max. Il bianco punta a un finale in cui ha il cavallo in D5 contro l'alfiere debole in E7. Questo è lo scenario ideale per il bianco nel finale. Vediamo com'è andata la partita. B5, donna D3. Questa è una mossa necessaria, se no arriva B4 e il cavallo si deve spostare e cade E4. Grazie mille Marco Pan per la sub. Questa è la minaccia tattica, quindi donna D3 è una mossa logica, secondo me. E cavallo G4. Quando ho visto cavallo G4 ho detto ero abbastanza contento, perché questo cambio del cavallo per il mio alfiere delle case scure è un cambio che solitamente dovrebbe favorirmi, perché io voglio i pezzi che lottano per la casa D5. Questo alfiere non sta lottando per la casa D5. Questo cavallo lo sta facendo. Quindi, se perdi anche qualche tempo per cambiare l'alfiere, sono anche contento. Torre D1, cavallo per E3, donna per E3. Torre C8. E qua, ok. Qua in questa posizione ero abbastanza contento, avevo tutto sotto controllo, più o meno. Il cavallo non può saltare in C5 per via di cavallo per E5. Qua si attiva questa inchiodatura lungo la colonna D. E dopo torre C8 ho detto, ok, posso giocare cavallo D5 perché in caso di cavallo C5 posso comunque giocare cavallo per E5. Contando sul fatto che dopo questa scoperta. In realtà è una cazzata. Cavallo C5 va benissimo. Sono stato molto, molto, molto superficiale. Proprio per il fatto che cavallo per E5 è chiaramente una vaccata. Perché è vero che dopo questo scacco guadagno la donna. Ma ci ho perso talmente tanti pezzi che non ne varrà mai la pena. Qua il nero sta molto, molto meglio. A differenza di prima, ho sacrificato due pezzi alla torre per la donna, quindi chiaramente non va bene. Quindi quando ho visto cavallo C5 ho detto, ma perché non l'ho valutata questa mossa? Perché sono un idiota. Poco male, non è una mossa che se il nero riesce a fare ha vinto, però mi sono sentito un po' scemo, questo sicuramente. C3. Questa è una mossa utile, si tutela dall'attività lungo la colonna C, alfiere G5 e donna E2. Qua alfiere G5 in partita pensavo fosse una mossa abbastanza accurata, perché valutavo cavallo per B3, A per B3, ma qui il bianco qualche volta ha gli ingressi con donna A7 per attaccare il pedone in A6.
e l'alfiere in E7. Ma dopo alfiere G5, dopo donna E2, allora il nero può mangiare in B3 tranquillamente. È una mossa che avevo un po' sottovalutato in partita, cavallo per G5, che non mi sembrava in linea con quello che abbiamo detto prima, cioè l'alfiere in E7 è l'alfiere cattivo, quindi non lo voglio cambiare. Però forse anche così andava bene con H per G5 e... Ok, il bianco magari con calma metterà le torri sulla colonna D e inizierà finalmente a fare pressione su sto pedone D6. Però ok, donna E2 va bene comunque. L'alfiere in G5 è un alfiere abbastanza inutile per ora, un giorno potrà essere attaccato da G3 H4. Donna E2, cavallo per B3, A per B3. E qua... Allora, io non sapevo bene cosa avrebbe dovuto fare il nero. Mi aspettavo la mossa della partita che è F5. D'altronde, cioè, se il nero sta fermo alla lunga, torre A1, questo pedone è debole, il pedone in D6 è debole, l'alfiere può essere... Può essere cacciato appunto dalle mosse che abbiamo visto prima, G3 H4. E la posizione del nero, nonostante la coppia degli alfieri, non sembra felicissima. Cavallo per B3, ok, è una mossa. Probabilmente si poteva fare a meno, però è anche vero che se il nero vuole conquistare la coppia degli alfieri. Diciamo che magari il nero era spaventato che potessi tenermelo questo alfiere con alfiere C2. Magari più avanti giocare B4, A4, alfiere B3. Forse questo è il motivo. L'alfiere del bianco è comunque molto forte, quindi... Ok, un cambio che in qualche modo mi aspettavo. Si poteva aspettare un po', però forse appunto era questo il problema del nero. Più che altro... Il piano del nero deve essere F5 qua. Se non fa F5, cosa fa il nero? Non lo so. Sì, ok, re H8. Re H8. Sì, ci può stare, ci può stare. Non so se alfiere C2 si possa fare. Per esempio, ok, alfiere C2, già F5 è un po' scoraggiata qua, per esempio. F5 non la fai più. Sì, è una posizione in cui bisogna ragionare mossa dopo mossa. Non è facile per niente, secondo me. Qua non si vede F5 adesso, secondo me non va bene. Forse anche tatticamente ha dei problemi. Però probabilmente è per questo che il nero ha mangiato in B3. Per giocare F5 qua e aprire la posizione con la coppia degli alfieri. In realtà ha funzionato secondo me. Dopo F5 il nero sbilancia la posizione. E io ho giocato torre A1, che è un errore. È un errore soprattutto dal momento che c'era di meglio, banalmente. Avrei potuto punire il nero tatticamente qua, con una variante secondo me molto difficile da vedere. Ma il bianco va a stare meglio se mangia, alfiere per... E qua cavallo per G5, donna per G5... E a questo punto della linea mi è completamente sfuggita F4. F4 è una mossa che sicuramente è sfuggita anche a lui, perché dopo F4 è evidente che il bianco probabilmente guadagna un pedone qua, guadagna E5. Non si può mangiare per via di cavallo E7. Quindi questa è una combinazione molto sottile, secondo me, e che porta a stare meglio il bianco. Io ho giocato torre A1, che è una mossa senza grip, diciamo. Torre A1, F per E4.
Donna per E4, così è andata la partita. L'alternativa principale poteva essere alfiere per D5. E per D5. Questo è un cambio che di solito favorisce il nero, perché una volta che il pedone del bianco si porta in D5, blocca la colonna D, quindi D6 non è più una debolezza. Ma anche in questa posizione pensavo di comunque in qualche modo giocarmela, perché A6 è debole, quindi torre A8 adesso è necessaria. E boh, in qualche modo con il cavallo cercare di fare casino, ma oggettivamente è pari, anzi forse il nero ha buon gioco sul lato di re qua. Quindi questo è un po' il discorso. Alfiere per D5 probabilmente è la mossa più accurata. F per E4, donna per E4 e torre C5. Questa è una mossa che avevo sottovalutato, in realtà è molto forte, torre C5. E secondo me, dopo cavallo E3, è qui l'errore secondo me più grave. In realtà è una mossa molto umana, il nero ha giocato torre F4 per proseguire l'iniziativa sul lato di re. Ma adesso vediamo cosa aveva intenzione di fare il nero nel momento in cui ha giocato in questo modo, sia cavallo per B3, F5, tutte le mosse che ha fatto il nero secondo me sarebbero state giustificate da questa variante. Alfiere per E3, donna per E3 e alfiere C8. Quindi questa era la versione migliore secondo me per il nero. Alfiere C8, alfiere B7, il pedone in A6 non è più un problema e l'alfiere in B7 sarà molto forte sul lato di re. Il computer dice dà ancora una leggera preferenza al bianco, ma secondo me qua il nero ha gioco pratico alla totale parità. Questa variante l'abbiamo vista in analisi anche con... mi sembra che l'abbia proposta Mauro Tirelli, maestro forte di Piacenza, ed effettivamente così sembra che il nero sia a posto. Quindi, esatto. Questa era probabilmente la scelta migliore del nero, che ha giocato torre F4 permettendomi l'ingresso della donna in B7. Da questo momento penso che il vantaggio del bianco diventi sempre più grande, anche perché il mio avversario anche questa volta era a corto di tempo. Alfiere C8, donna 8. Il bianco inizia a guardare un po' sia le debolezze sul lato di donna, sia a tutte queste case chiare rese più deboli dall'assenza della sostanziale assenza dell'alfiere delle case chiare. Cavallo D5 è una mossa. E tutti i pezzi del nero che sembrano molto avanzati, in realtà stanno per essere cacciati tutti indietro. Qua soltanto una mossa pareggia il gioco. E il mio avversario con pochissimo tempo non la trova. La mossa è molto difficile, molto strana. Torre F8. E il nero in qualche modo se la dovrebbe cavare. Ma qua il nero semplicemente non si è accorto di una minaccia tattica abbastanza banale. Dopo re H7, che è una mossa che toglie il re dall'ottava, il nero semplicemente si becca B4. Dopo B4 la torre non ha case, ha soltanto C7, ma con torre C7 e cavallo D5 guadagniamo una qualità. Quindi sempre gli avversari, quando hanno poco tempo, tendono a perdersi queste piccoli colpi tattici. In ogni caso la partita non è finita perché io me la complico un botto. O meglio, non è che me la complico, cerco di semplificarla nella maniera più complicata del mondo. Adesso traduciamo quello che ho appena detto in mosse. Cavallo D5, torre per F3. Questa è una mossa furba. In caso di G per F3, il nero avrebbe completo compenso dopo torre F7. Ma naturalmente io mangio questa torre. Donna per C7 adesso seguirebbe donna per F3, non G per F3. Da qui l'astuzia di mettere la donna in A8 e non in B8, anche se il computer preferiva donna B8 leggermente. Torre F8 e qua inizio a incartare. Non è che mi incarto, però
Il bianco vince semplicemente con donna c6. Donna c6, mettiamo il cavallo indietro con calma, spostiamo i pezzi indietro. Il bianco ha una qualità in più, non dovrebbe rischiare molto. Ma qua vedo questa variante che è più bella che utile. Qua gioco donna e4 scacco, con l'idea che su alfiere f5 gioco cavallo e6. Cavallo e6 si prende dei rischi enormi, per niente. Non è una variante malvagia, in realtà il bianco ha sempre abbastanza in controllo, ma è una linea molto lunga, con donne in presa dappertutto, inchiodature, minacce, cose. Cavallo e6, alfiere per e4, cavallo per d8, alfiere d5, torre d1. Qua è tutto forzato, no? Fino ad ora. Ok, vediamo che qua sono stato molto facilitato nel calcolo, 5-6 mosse avanti, perché le mosse sono tutte forzate, no? Donna e4, scacco. Qua tutte le mosse diverse dall'alfiere f5 sono abbastanza facili da scartare, cioè semplicemente. Su tutte queste mosse, torno con cavallo d5, non ho più problemi. Donna e4, alfiere f5, anche qua cavallo e6. Cavallo e6 è una mossa forzante, attacco la donna. Se non mi mangi la donna, mangio o la torre o l'alfiere con scacco e non ho più problemi. Ciao Mattia. Alfiere per e4, cavallo per d8, anche qua in caso di torre alfiere per d8, mangio qui, entro in un finale pulito con una qualità in più, quindi unica mossa alfiere d5. Qua sembra che il nero perda perché ha il cavallo incastrato, in realtà la posizione dell'alfiere in d5 è molto precaria e dovrà lasciare o la casa e6 o la casa b7 e c6, quindi alfiere 8. Cavallo e6, quindi unica alfiere b3. Cavallo c6, alfiere per d1, torre per d1, quindi restituisco la qualità per entrare in questa posizione che mi sembrava molto più semplice, in cui d6 cade e cadono tutti i pedoni. Quindi ho semplicemente restituito la qualità per entrare in un finale molto molto agevole, in cui il mio avversario aveva anche ancora molto poco tempo, quindi speravo sbagliasse da qualche parte. Comunque, il finale, secondo me, a gioco corretto è vinto. Dopo torre F6, cavallo B8, qualche pedone cade di qua o di là. Cavallo per A6, alfiere D8, torre D5 e cadono tutti i pedoni sul lato di donna. Cavallo C7, torre E7, cavallo per B5. E in questa posizione il mio avversario ha abbandonato. Quindi. Ok, il momento interessante è sicuramente questo. Questo è un po' la posizione più tesa della partita, in cui il nero deve giocare bene le sue carte per cercare controgioco. E probabilmente alfiere per E3 qua andava fatta. Donna per E3, alfiere C8. Questa è una variante difficile da vedere in partita, secondo me, ma. Naturalmente sarebbe stata un'altra partita e. Però mi piace il nero in questa posizione, sarei stato abbastanza spaventato.